6 e quindi è stato lui che ha mollato subito la presa. Anche una gran presenza di spirito di Jennings nel passaggio, non dimentichiamola che malgrado un certo traffico, non traffichissimo, però un certo traffico, è riuscito a fare un passaggio lungo. E dall'altra parte gran difesa in aiuto di Andre Hudson, che costringe all'infrazione di passi Jermaine Jackson. Questo Alan Ray molto bravo a intuire la traiettoria del pallone, a mantenere, a controllare l'equilibrio del corpo. Roma torna a meno 2, 38-36, dà la palla in mano con Jennings che finta il tiro, esce di Giulio Maria su di lui, poi la finta di Angelo Gigli, si butta dentro Gigli per scaricare fuori per Alan Ray, pallone dentro direttamente nelle mani di Rashad Anderson che si fa tutto il campo a 300 all'ora. Alan Ray ha recuperato per negare il tiro comodo a Rashad Anderson, c'è rimessa per la Snaidero, secondo gli arbitri nessun contatto degno di essere sanzionato. No, c'era lì Cicoria che non ha visto niente di speciale, c'era un po' di torsione del corpo della difesa, ma in una posizione inizialmente da prendere lo sfondamento. Forse ha fatto bene a non fischiare niente. Rimessa per la Lottomatica, anche secondo me è una chiamata intelligente. Il non fischio in questo caso quando non è evidente l'illegalità da una parte o dall'altra. Rimessa per Roma già eseguita e comincia a entrare in partita anche il pubblico del Palacarnera. Questa volta ha perso totalmente Sani Mecirovic e la difesa che in qualche modo ha funzionato fino adesso comincia a fare acqua. Time out per Attilio Caio. Il nostro canestro per Attilio non può passare, difatti deve assolutamente essere discusso e commentato, perché una penetrazione così semplice in una difesa come quella che finora è stata molto positiva sia uomo che a zona della Snaidero onestamente non è accettabile. Time out 38 pari, sono 20 punti da Rashad Anderson. Vi abbiamo parlato di Anderson al college, di The Dagger, il pugnale come lo chiamava il suo allenatore. Allora ve lo mostriamo, fino al 2006 con l'Università della Connecticut, campione NCAA nel 2004 e non da attore non protagonista ma da attore super protagonista con le sue triple, recordman per, in questo senso, nella storia del college di UConn. E poi per lui l'Europa nel 2006, compagno dell'ex pesarese Kiki Clark in Grecia al Legaleo. L'anno scorso quarto realizzatore della nostra Lega 2 con la maglia di Livorno, quasi 20 punti a partita di media, un massimo di 36, due volte 31. Quest'anno al primo campionato di Serie A, 17,7 punti segnati e il primo nelle prime quattro giornate per minuti in campo, quasi 37 a partita. Ma certo, questo è un ragazzo che ha ormai ha acquisito una consistenza assoluta, a prescindere dal campionato che gioca e dalla squadra in cui gioca e dagli avversari contro cui gioca. Vorrei vederlo variare un po' il suo repertorio offensivo che mi sembra sia pure super efficace, un po' limitato ancora, però lo farà. È uscito Anderson, prende il suo posto Oscar Torres a segno con la tripla del più 3. Attilio Caia dà qualche minuto di campo a un giocatore finora non utilizzato, e cioè Bernardo Musso, che così debutta in Serie A, giocatore nato in Argentina di passaporto italiano, un passato di grande spessore tra la B2 e la B1 finora nella sua carriera. Al debutto in Serie A in campo con la maglia numero 6, non va il tentativo di Roma ed eccolo Musso toccare il primo pallone in Serie A, subito la palla dentro, ben giocata per Oscar Torres che in assenza di Anderson si prende qualche responsabilità. Questa volta forzato il tiro contro due avversari e senza compagni a rimbalzo. Dopo il primo pallone toccato in Serie A per Musso arriva anche il primo fallo commesso contro Sani Mecirovic. Il passaggio è ancorché istintivo, cioè riconoscibile, però è stato fatto molto bene. Torres aveva un buon angolo, però non è riuscito a chiudere bene l'appoggio al tabellone, però sarebbe stata una buona transizione ben giocata. Invece vedo che Mecirovic vuole portare all'esaurimento del bonus il più fretta possibile gli avversari con queste continue penetrazioni. Vedi, una buona difesa stavolta ha fruttato da parte della Snyder un recupero insperato. 5 secondi, l'infrazione di Roma, rimessa proprio di Musso, le ultime due stagioni a Fossombrone con quelle 2007, fu grande protagonista della promozione in Serie B1 durante la serie finale contro Roseto, un canestro della vittoria in gara 3. È un tiratore Musso e subito non si esime, il tiro però va corto, rimbalzo di Gigli, corre Mecirovic, rimonta su di lui Torres, in qualche modo Hudson per il pallone a Jennings, lavora a rimbalzo con energia Michele Antonutti ed è una Snyder che ci crede, come lo dimostrano questi atteggiamenti di grande energia in campo. Spazio per Antonutti per il tiro da 3, a segno ancora Michele Antonutti.
contenuti, più 6 Snyder. È una di quelle serate in cui Michele ne fa vedere di ogni. Che gran giocata questa, peccato il tiro assolutamente fuori equilibrio, ma ha fatto una virata da liberarsi del raddoppio in maniera magistrale. Sbaglia Musso, tiro da 3 punti, e vedete che la timidezza non è di casa né il giocatore nativo di Pergamino nei pressi di Buenos Aires. Appena entrato in campo al debutto, subito 2 triple sbagliate ma comunque ben prese nello spirito del piano partita di Attilio Caia. Jennings con il lob per Hudson, arriva l'ottimo raddoppio di Antonutti. Hudson è semplicemente più bravo, gran canestro, un momento molto delicato del match per la Lottomatica. Poi senza uso del tabellone da lì è praticamente quasi un miracolo balistico, fra l'altro con la pressione di un Antonutti molto presente a se stesso, molto presente nella difesa, nell'aiuto sul lob che non era così facile da chiudere, quindi un Hudson di altissima classe. Ancora Antonutti con energia, costringe al fallo Angelo Gigli. Che partita finora per Michele Antonutti, ha punito da 3 finora, 3 esecuzioni e nessun errore, 9 punti, rispettato il suo tiro da 3. Allora Antonutti con mestiere si prende la penetrazione. Eh sì, mi sa che si sta prenotando un posto per l'operazione tricolore, quindi seguiteci sabato prossimo, forse vedrete Antonutti come numero 3 in quel quintetto lì, se non ci sarà qualcuno come ci auguriamo meglio di lui domani, però per il momento delle partite del campionato italiano è la il miglior 3 italiano. E come si augura, credo, Carlo Recalcati, desideroso di vedere prestazioni di questa qualità, di questa sostanza da parte dei giovani italiani. Lo ricordo perché nel seguito pre-partita c'è stato il sorteggio per arrivare all'unico posto che manca per la qualificazione dell'Europeo. Dovremo affrontare subito la Francia e la Finlandia nell'additional round e poi arrivare primi in questo girone, sconfiggere una fra Bosnia, Belgio e Portogallo, sempre in partite di andata e ritorno. Questo è il prossimo mese di agosto, ma torniamo a questa gran serata di pallacanestro. Gigli da Becirovic, Romero molto bene in aiuto, la palla schizza fuori nelle mani di Ray con tanto spazio per la tripla. Ancora Roma molto lucida, chirurgica nei momenti di difficoltà, fa tutto benissimo Angelone Gigli tranne il tiro stasera, tira un po' remissivamente, quindi magari anche questo è il motivo. Stavolta è stato anche fortunato che la palla è finita nelle migliori mani che potesse finire, però sono passaggi questo qui di Becirovic che vanno sfruttati bene. Dall'altra parte infrazione di passi di Jermaine Jackson e palla di nuovo nelle mani della Lottomatica con Brandon Jennings che accelera il ritmo della partita, si prende un tiro dei suoi, quelli che si prendeva alla high school con gli altri a guardare. Canestro di talento per Brandon Jennings ed è il canestro del sorpasso romano. 4-6, 4-5, partita splendida al pala carnera, 1-15 all'intervallo. Jermaine Jackson proprio contro Jennings, esce dal blocco Anderson, gran difesa di Alan Ray che gli sporca il possesso, 2-1 con Jackson che prova a intercettare il pallone, palla che torna nelle mani di Alan Ray e Roma non si ferma, più 3 adesso. È un più 3 quasi tutto Brandon Jennings, perché questa qui è una giocata formidabile. Qui invece Order sa rispondere bene, hai detto bene, non c'è un minuto di pausa tranne quelli chiamati giustamente dagli allenatori perché vedono qualcosa che non va e questo è uno di quelli. 51 secondi a giocare, time out in campo a fermare il ritmo folle che aveva assunto questa partita negli ultimi minuti. Becirovic, giocatore che normalmente nella sua carriera ha sempre preferito andare un po' più piano, che si sta adeguando a questi ritmi. Sicuramente non è il Becirovic di 2 giorni fa a Lubiana, un po' più oscuro il suo lavoro, poi va a vedere il suo tabellino. 10 minuti in campo, poco più, 9 punti, 3 su 5 dal campo. Sai, Becirovic è uno di quelli che fa il ritmo della partita, non è che gioca a seconda di quello che la partita decide, è lui che decide adesso corro, adesso non corro. Non c'è una partita che è costantemente veloce o costantemente lenta, ogni giocata la fanno questi giocatori qui che hanno in mano la palla, che hanno in mano non solo la palla ma anche il pallino del gioco, mi si consenta l'orrido gioco di parole. E dall'altra parte una Snyder, guardando questo primo tempo, indubbiamente la migliore finora di questa stagione, ha avuto, è vero, 20 punti da un fantastico Anderson, però presumibilmente per la prima volta in questa stagione sta avendo un apporto importante un po' da tutti, lo stesso Ortner, lo stesso soprattutto Michele Antonutti, ma anche quelli che ha insegnato di meno hanno dato sostanza e contributo fattivo a questo primo tempo. Adesso è Roma avanti, ma è stata la Snyder a lungo avanti nel punteggio, adesso 50 secondi al termine del secondo quarto, il pallone ancora per Brandon Jennings che vuole
vuole ragionarci un po' sopra, aspetta l'uscita di Becirovic, blocco cieco di Hudson che poi lo porta lo stesso Becirovic, si arresta dopo la lunetta in angolo, Jennings con spazio, il tiro non va, va molto alto, Gini a toccare il pallone e facilita il recupero di Andre Hudson, altro canestro pesante trovato per strada dalla Lottomatica, con l'energia di Angelo Gini e il mestiere di Andre Hudson non può andare fino alla fine. La Snyder, la differenza di circa 5 secondi fra il cronometro della partita e quello dei 24, il pallone per Jackson, arriva adesso il blocco di Hector Romero, Jennings ci passa dietro e torna su Jimmy Jackson che va in angolo da Ortner, tiro difficile che va a corto, a rimbalzo lo stesso Jackson, tocca per Antonutti, arriva alla fine il fischio, fallo di Sani Becirovic. E beh, Ortner esce, questo vuol dire che esce anche il suo marcatore che è presumibilmente un eccellente rimbalzista, questo apre degli spazi che vedete possono essere coperti e riempiti da giocatori più atipici, parlando rimbalzisticamente parlando, e questo ha consentito a Antonutti di prendere un gran bel rimbalzo che se dovesse essere trasformato in due punti riporterebbe la Snyder, vabbè non è andato il primo, comunque sia rimette la Snyder pienamente, diciamo così, in partita ci è già da tempo, ma anche moralmente in spogliatoio nel migliore dei modi. Va a segnare il secondo, comunque 8 su 10 per la Snyder, lo Snyder che sta pagando tremendamente in questa stagione le pessime percentuali ai liberi, il fischio lontano dalla palla per un fallo di Lorenzo D'Ercole, è solamente il quarto di squadra per la Snyder, a 3 secondi dalla fine, quindi non c'è bonus, esaurito solo in questo momento da parte della squadra di casa, rimessa per la Lottomatica e Kaya toglie Rashad Anderson dalla partita per questi 3 secondi, rimette Oscar Torres in campo. Della Fuente per Gigli, qualche piccola mossa tattica da parte dell'allenatore, anche lei già abbassa il proprio quintetto per mettere in campo giocatori più pericolosi possibile da lontano. Riceve Becirovic, 2 secondi, terzo tempo da 3 punti di tabellone, quasi va dentro, non va invece, ma questo bellissimo primo tempo finisce ugualmente con Roma avanti dopo un lungo inseguimento, 50-48 il punteggio per l'Automatica sulla Snyder, 20 punti di Anderson con 7 sul al campo, 11 di Antonutti in casa udinese, dall'altra parte 9 per Becirovic, 9 per Brejnec, tutti nel primo quarto e 9 per Alan Ray. Il commento con Claudio Angiolini. Sì, e Michele Antonutti che tra l'altro si è fatto male in questo momento al dito della mano destra. Michele, l'atteggiamento è quello giusto, adesso cosa dovete fare per continuare così anche nel secondo tempo? Guarda, bisogna mettere il cuore, loro hanno i soldi, noi abbiamo il cuore, quindi cerchiamo di fare il massimo che possiamo e questa partita dobbiamo portare avanti per tagliare questa serie negativa. Grazie. Lasciamo andare Michele Antonutti a medicarsi il dito, noi ci fermiamo un attimo, la Snyder deve recuperare 2 punti, adesso andiamo a vedere cosa è successo nella notte NBA e andiamo a vedere il debutto con la nuova maglia di Allen Iverson e Billups, a tra poco.